Il fatto di metterlo all'interno e di esplicitarlo e di prevedere che in questo modo esplicito che ci possano andare i consiglieri, secondo noi aiuta anche l'interesse del consigliere, che da quello che so io ad oggi ci siamo andati solo noi. Insomma, se qualcuno ogni tanto ci va, anche solo per essere anche solo per dire come si è mangiato bene, o se uno si è trovato, cioè cosa si può migliorare, cose buone e cose cattive, e cosa buona e giusta, come secondo me dovremmo fare un po' per tutti i servizi che andiamo a derogare, perché noi siamo chiusi in questa stanza, però anche andare a provare i servizi che diamo ai cittadini per vedere come magari una mattina prendere una corriera o entrare dentro una scuola, chi è che un po' qualche anno che non ci entra, sarebbe sempre cosa buona e giusta. Quindi secondo me non trovo dei punti ostativi. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto no, l'emendamento prima, scusate. L'emendamento al regolamento di No, prego allora. Campana. Ok, no, allora, per quanto riguarda l'emendamento presentato, il gruppo di maggioranza non è favorevole a questo emendamento, in quanto, come già cita il regolamento che andiamo ad approvare, è data a tutti i rappresentanti dei genitori di tutte le classi e le sezioni di scuole di infanzia e primarie di effettuare due accessi alla mensa, ma oltre a questo di delegare qualcuno. Come succederà anche a Castelnuovo, i genitori hanno richiesto, quindi delegato, la partecipazione, l'assaggio, insomma, del pasto al sindaco, che andrà, penso, nei prossimi giorni. Quindi questa possibilità viene già data, oltre al fatto che riteniamo che si debba regolamentare meglio l'accesso a un servizio di questo tipo, perché rimane comunque un servizio educativo che non può essere fruito da persone liberamente. Due volte l'anno diventano 60 accessi liberi con i bambini, cioè il servizio mensa è un servizio educativo che oltre a questo, secondo noi, viene già data ai genitori che sono i fruitori del servizio, perché comunque gli utenti sono i loro bambini, per cui crediamo che siano le migliori persone che possano dare giudizio alla mensa. Si dà ai cittadini il loro giusto valore, li si mette al centro, gli si dà a loro stessi la possibilità di valutare questo servizio ed andare poi dai politici ed esprimere le loro perplessità. E in quel momento, qualora ci saranno dei problemi, c'è la commissione mensa che porterà avanti tutte le loro valutazioni del caso. Oltre a questo, mi viene anche da dire che a livello di qualità, credo che sia giusto che se un servizio, un cibo va definito qualitativamente positivo o qualitativamente negativo, questa possibilità sia lasciata a delle persone competenti, a dei tecnici in materia, non a dei consiglieri che possono unicamente dare la loro opinione sul gusto di un cibo piuttosto che sul quanto è caldo o quanto è freddo, insomma. Quindi ribadisco, vorrei che fosse chiaro, il gruppo voterà negativamente all'emendamento. Franceschini.
Sì, no, semplicemente un momento di alleggerimento, volevo rendere noto al Presidente e a tutta l'Ala che c'è la mia disponibilità se mi volete delegare per l'assaggio. Boni. Ma il consigliere Campana parlava di tecnici in materia che studiano le diete, sono persone qualificate per le diete dei nostri figli. Vorrei ricordare che sono gli stessi tecnici che durante il periodo di Quaresima non avevano considerato che il venerdì è il giorno comandato per mangiare il pesce. Altri interventi? Pelloni. Ma adesso gli ultimi, ci siamo un po' persi un attimo gli ultimi due interventi, ecco. Allora, no, volevo dire una cosa. Effettivamente, allora, il regolamento inserisce degli elementi di rigidità che prima non esistevano. Se, e quindi prima, essendo stato, non c'era il regolamento, quindi non sapeva chi si poteva accedere o non accedere. Oggi però, scritto così e senza l'emendamento che poi può essere trasformato, modificato, eccetera, se non c'è un rappresentante dei genitori che delega al sindaco o l'assessore all'istruzione preposto, eccetera, non ci andiamo. No, però effettivamente un elemento di rigidità abbastanza importante. Cioè, eventuale restringere il campo, perché effettivamente metterlo a pagamento, togliamo il gratuito, metterlo che deve essere, se c'è una delegazione importante, fuori dall'orario del pasto con la compresenza con i bambini, cioè trovare delle formule, diciamo, per arrivare a divenire a magari a una formula, appunto, che passiamo dal niente al tutto, e poi appunto questo tutto poi ci andiamo a insomma incastrare da soli come amministratori. Comunque è un servizio che stiamo andando a fornire, che di fatto paghiamo come collettività, quindi io dover andare a chiedere a un genitore di Vignola per favore mi deleghi altrimenti non posso andare, no, è un rappresentante mensa che deve farlo non più di due volte nel corso di due assaggi nel corso di ogni anno. Se ha due assaggi, uno lo delega al sindaco, vuol dire che lo fa una volta. Quindi cerchiamo di trovare una formula più easy, proviamo. Secondo me non siamo distanti, ci stiamo perdendo per una rigidità, secondo me, appunto, che poi porta a una votazione sul regolamento che comunque è importante, spaccato, e non ha ragione d'essere. L'intervento si è imparato del gruppo di maggioranza. In teoria c'è sempre stato gruppo centro-sinistra e vari ed eventuali, ecco, insomma, poi vabbè. Pesci. Allora, non vorrei perdermi troppo nel tema emendamento sulla commissione mensa, eccetera. Dico due parole intanto sul regolamento, che in realtà è l'oggetto principale della delibera di questa sera, e anche io sono d'accordo con quanto è stato detto. È comunque importante, credo che sia un passo avanti, un bel passo avanti per l'Unione, riuscire ad approvare un regolamento come questo, che mancava fino ad oggi, e si era sempre andati avanti un po' per prassi, però è giusto, al di là dei punteggi che possono derivare dalla Regione per l'approvazione di regolamenti sui servizi, è anche giusto per i cittadini che fruiscono del servizio avere, come dire, una regola certa sugli accessi o meno e sull'organizzazione del servizio. Quindi credo che sia un passo importante. Poi volevo sottolineare giusto due cose sui principi generali del regolamento. Mi piaceva sottolinearlo, perché forse non è stato sottolineato abbastanza, però effettivamente vengono dette alcune cose, secondo me, molto importanti e molto giuste in questo regolamento. Innanzitutto che è un regolamento finalizzato a rendere effettivo il diritto di studio di chiunque risiede nel territorio e frequenti le scuole dell'Unione Terre di Castelli, e credo che anche questa qui sia una cosa molto importante e molto bella da sottolineare e da non trascurare, perché come ha detto prima anche la collega Campana,
al di là della mensa, del trasporto, eccetera, che sembrano dei servizi così un po' collaterali, eccetera, in realtà sono servizi che servono a rendere effettivo in maniera pratica, in maniera concreta, il diritto allo studio e la frequenza dei servizi scolastici da parte dei nostri bambini, e con dei criteri di equità, di accessibilità, di uguaglianza, eccetera, universali, che ritengo molto molto importanti. E per quello che riguarda più precisamente invece la commissione mensa e l'emendamento che è stato proposto, volevo fare un ragionamento un attimo un po' generale, però io credo che ogni tanto in questo consiglio, e lo dico senza tono polemico, però da parte anche di qualche consigliere, si faccia un po' fatica a capire qual è il proprio ruolo. E mi spiego, al di là del tema competenze o meno, guardate, competenza non vuol mica dire essere più bravi, aver studiato più rispetto ad altri, vuol dire semplicemente far bene il proprio mestiere. E il nostro mestiere qui, lo dico tra virgolette perché voglio rimanere con un senso, come dire, di umiltà, è quello di politici, tra virgolette, o di amministratori, diciamo così. E gli amministratori fanno una cosa ben precisa, che è quella di dare l'indirizzo politico ai servizi, alle funzioni, agli enti, l'indirizzo politico, e fanno un controllo politico sui servizi, sulle funzioni e sugli enti. Il controllo sulla qualità della mensa non è un controllo politico, a mio modo di vedere, ma è un controllo tecnico o gestionale. E tra l'altro credo che sia anche importante che sia stato inserito nel regolamento e sia stato normato il fatto che c'è la possibilità per i genitori di accedere e di poter assaggiare, eccetera, ma perché un genitore nei confronti del proprio figlio è anche giusto che abbia questa partecipazione a un aspetto importante della propria vita. D'altra parte, anch'io sono genitore, ho la responsabilità su mia figlia, mi interessa magari quello che mangia, cosa frequenta al nido, cosa fa, eccetera, ma in tutta sincerità mi interessa meno del figlio di qualcun altro, perché ho la responsabilità sulla mia di figlia, non sulla figlia di qualcun altro. Sui figli degli altri una responsabilità politica più generale, quindi sono responsabile, mi interessa come amministratore che il servizio funzioni bene, che venga erogato in un certo modo, che funzioni con efficienza, economicità, eccetera. Ma se mangiano una cosa rispetto a un'altra, o se la bistecca è cotta in un modo rispetto in un altro modo, francamente è qualcosa che preferisco delegare a chi ha una competenza, cioè un compito, un lavoro diverso dal mio, perché non è il mio lavoro questo. Quindi è per questo che secondo me c'è un problema, come dire, di interpretazione di quello che è il proprio ruolo. Io invito i consiglieri, non di minoranza, ma del gruppo civico, visto che non si può dire più minoranza o maggioranza, a riflettere su quello che è il loro ruolo, che è un ruolo di indirizzo politico, e concentrarsi maggiormente su quello. Poi, tra l'altro, come ha ricordato anche, è stato ricordato prima e sottolineato, in realtà questo regolamento con l'articolo sulla commissione mensa non è che preclude completamente la possibilità di avere un controllo sopra anche l'erogazione di questo servizio, viene fatto all'interno di un ambito e dividendo i ruoli per come devono essere. Peraltro mi pare di aver letto, e chiudo, l'ultimo, un articolo di chiusura nelle norme finali, direi il 28, verifica dei servizi, dice: l'Unione Terre di Castelli promuove la partecipazione dell'utenza nei procedimenti di verifica sulla funzionalità e sulla qualità dei servizi scolastici di cui al presente regolamento, dell'utenza, e sottolineo dell'utenza. A tal fine l'Unione si impegna a ricercare forme di consultazione che consentano all'utenza di esprimere pareri e giudizi sulla qualità globale del servizio ed inoltrare proposte di miglioramento. Quindi io invito anche i 5 Stelle, che la menano tanto coi cittadini, a sostituire la parola utenza cittadini, e capiranno che in realtà quelli che sono al centro di questi servizi, di questi articoli della commissione mensa, sono proprio i cittadini, che non hanno probabilmente bisogno, neanche i genitori, che un consigliere dell'Unione vada a dirgli se una bistecca o un maccherone è cotto bene o è cotto male. Grazie. Gianaroli. Una replica secondo me è dovuta. Allora, funzione di controllo politico, tu dici che ci sono funzioni di controllo, la nostra dovrebbe essere di politico, non entrare nel merito. Ora ho capito, dopo 5 anni, ci ho messo 5 anni, sono un po' tardo, come mai da quella parte non è mai venuto fuori nessun tipo di problema, perché il controllo che fate è controllo politico, poi ci saranno i tecnici che vanno a controllare. È talmente non corretta questa cosa che tu dici, che ad esempio io qua ho davanti la delibera 991 dell'ANAC,
quella che dice che il mio sindaco è andato contro la Costituzione italiana, che abbiamo fatto semplicemente, chiedendo tutti gli incartamenti, controllando, facendo proprio quel lavoro di controllo, ma non siamo mica qualificati, però abbiamo fatto il lavoro, non era politico, era proprio vedere se le cose erano... E alla fine è venuto fuori quello che è venuto fuori. Nascono sempre così, nascono sempre da un accesso agli atti, ti arriva un documento, sei qualificato per controllare quel documento, sei qualificato esattamente come sei qualificato per andare a assaggiare un riso che puoi identificare scotto. C'è un vantaggio sulla parte della mensa per l'ente, che quando un atto non è congruo si riesce anche a dimostrare in modo oggettivo. Quando il riso è scotto, puoi dire per me il riso è scotto, è impilabile, e l'altro ti può dire no, per me è buonissimo, il riso si mangia in questo modo. Questo per risponderti sulle funzioni. Pensi che la funzione nostra è solo politica, ovvero stare qua dentro e non controllare, io invece penso che proprio dovremmo anche ogni tanto aprire il cassetto, controllare, vedere il numero, vedere se le somme vanno bene, perché solo così trovi errori o atti o cose non conformi. Poi quindi viene detto tecnico in materia, secondo me non esistono, 66 pasti in più. Ma io, da quello che so io, chi c'è andato di voi in questo consiglio a provare a mangiare in mensa? Ma allora che cosa andate a dire? 66? Non ci siete andati a...